Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una trasmissione questa dedicata alle problematiche del commercio. Avremo infatti un confronto su questi argomenti tra il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Piero Bitetti, e una folta e ricca rappresentanza di Confcommercio Taranto, ma non vi dico altro. Andiamo subito alle presentazioni. Intanto ringraziamo, dicevo, il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Piero Bitetti, per aver accettato l'invito. Lo abbiamo messo, come si suol dire, in mezzo, vedete, tra le delegazioni appunto di Confcommercio. La ringraziamo, Bitetti. Grazie, perché in questo momento, sinceramente, vedendo che ci sono assessori e consiglieri che si scansano, lei ha avuto la maturità, il senso di responsabilità di venire. Ripeto, non è che qui dobbiamo fare l'arena, assolutamente. Beh, l'arena sì, quella di Giletti è una trasmissione abbastanza seguita, intendevo arena nel senso di scontro, ma dobbiamo porre in campo una serie di temi, di argomentazioni, di criticità rispetto alle quali non abbiamo certo la presunzione di risolverle, però almeno cercare di intraprendere una strada. E allora andiamo a salutare gli altri ospiti, a cominciare da Giuseppe Spadafino, che è appunto il presidente della delegazione Italia Montegranaro di Confcommercio Taranto. A seguire Alberto Mosca, vicepresidente di Confcommercio Taranto con delega al commercio. Buonasera. Piero Bitetti, lo abbiamo presentato all'inizio, Salvatore Cafiero, presidente della delegazione Borgo di Confcommercio Taranto, Lelio Fanelli, altro presidente di delegazione, siamo con lui a Trecarrare Solito. Buonasera. E Dulcis in fondo, last but not least, Vito Allegretti, presidente della delegazione Tamburi di Confcommercio Taranto. Buonasera. Non so se ci raggiungerà perché aveva degli impegni personali, non so se riuscirà a raggiungerci nel corso della trasmissione, Mimmo Bisignano, che è il neo presidente della delegazione appunto Borgo Antico Città Vecchia. E allora io direi di partire, stabiliamo un po' questo sistema, diciamo, di domande e di risposte. Ci saranno due interventi delle delegazioni e poi rispetto a queste problematiche sollevate risponderà Bitetti, anche perché se facessimo tutti i rappresentanti le domande e Bitetti dovesse rispondere alla fine, penso che dovrebbe annotare, per rendere più dinamico il dialogo. Bene, dovremmo iniziare il nostro giro da Spadafino. Intanto diciamo dove siamo allocati. Siamo infatti in via Cesare Battisti, angolo viale Magna Grecia a Taranto, nel mobilificio Mosca del Palazzo del Mobile. Quindi ringraziamo per la location confortevole, elegante, e mi piace anche la scritta che sovrasta i nostri ospiti: legalità mi piace. L'illegalità distrugge il lavoro di tanti imprenditori, liberiamo le imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dai fenomeni criminali e quant'altro. E allora partiamo subito, dicevo, da Spadafino. Ricordiamo anche che siamo in registrazione e la trasmissione la stiamo registrando oggi, lunedì 5 dicembre. Dico questo perché medio tempore, nel frattempo fino a venerdì, potrebbero esserci delle novità e quindi non vogliamo essere anacronistici, ma sicuramente non credo che cambierà molto. Mi augurerei di essere smentito. Partiamo da Spadafino, dicevo. Intanto gli eventi rappresentano un'attrattiva, rappresentano un momento particolare, soprattutto durante le festività natalizie. Da un lato invogliano l'utenza a spendere, perché poi Natale è anche e soprattutto la festa dei regali, ma danno anche, conferiscono un volto migliore alla città. Però Spadafino, qui sembra mezzanotte, avremo
non so, spero che non sia così, strade buie, pochi o nulli addobbi, insomma vi sentite soli rispetto all'amministrazione. Purtroppo questo blackout non ci voleva, lo dico perché noi commercianti per primi sappiamo che l'aria triste che ci che vedremo per la città non sarà un fatto positivo, però ci sono state delle situazioni che sono diventate insostenibili, più tavoli organizzati per far sì che, come di solito si faceva con l'amministrazione, l'interlocuzione che portava poi a una sorta di coordinamento, di organizzazione, dove noi come commercianti di solito quando facciamo gli eventi, al di là di metterci del nostro in termini finanziari, in molti casi in collaborazione con l'amministrazione, in altri in proprio, siamo quelli che, pur non essendo organizzatori di eventi, diventavamo promotori degli stessi eventi per far sì che i nostri quartieri avessero la loro visibilità, la loro gradevolezza, ma non solo. Pasquale. Io vorrei fare un elenco, voglio fare, al di là della mia delegazione, di tutti gli eventi fatti, ma io potrei parlare delle nuove edizioni di Notte Panna, delle decine di edizioni di Teleton, delle feste di fine estate, dei giochi di maggio, ma della stessa Passio Cristi, dove i commercianti da soli chiedono i servizi al comune, devo dire, in un'interlocuzione di base ben organizzata, questa macchina ha funzionato, i loro servizi, noi ci finanziavamo e quindi questa attenzione verso i quartieri che diventano vissuti da quelli che sono gli abitanti e non solo gli abitanti. Devo dire che in queste operazioni diciamo abbiamo fatto bene il nostro lavoro. La cosa che non ci è andata giù è che questa interlocuzione poi ad un certo punto si è vanificata perché chiaramente... Cioè c'è stato un blackout. Perché mi perdoni Spadafino, fino allo scorso Natale, Pasqua, in riferimento agli eventi, ecco, anche con un clima un po' al di là degli si riusciva a quagliare, ora invece il nulla. No, poi magari i miei colleghi parleranno anche degli altri temi, se no qui ci sarebbe da prendere chiaramente tutta la trasmissione in quello che è il suo tempo. Però il tema qual è? Il tema importante è che questo blackout creato per ragioni molto più importanti, quelle della viabilità, abusivismo, ha creato poi un blackout generale, perché un po' di confusione diciamo si creava. Il fatto stesso che ci fosse questa confusione, dove i commercianti magari non accendevano le luci di Natale, quando invece mediamente le tre delegazioni, forse quattro, come commercianti, con il passaparola, con la raccolta porta a porta, finanziavano il Natale, le luminarie di Natale, con circa 40.000 euro l'anno, mediamente 10-12.000 euro a quartiere, ritengo che questa, e quest'anno si è vista, perché nel momento in cui i commercianti, vuoi per protesta, vuoi perché c'è un momento di crisi, vuoi perché c'è un momento di grande disattenzione verso gli stessi commercianti, allora lì si è creato quel blackout che, voglio dire e ribadire, non per bene di nessuno, ma che è necessario per poter mettere i paletti che poi facciano riprendere dei percorsi che secondo me sono fondamentali. Ribadisco un fatto, noi di Confcommercio siamo per la concertazione, a noi non piace usare i metodi, muro contro muro, non ci piace, però l'esasperazione di un atto che ha fatto traboccare la classica croce che ha fatto traboccare il vaso ha portato poi a far uscire i commercianti dei negozi e loro stessi a sollecitare azioni di protesta che ritengo purtroppo non si fermeranno qui. Un fatto positivo è che dopo la veemente protesta in Consiglio Comunale, devo dire l'aspetto positivo è che i commercianti non ce l'hanno fatta, si sono riuniti, hanno raccolto dei soldi, pezzi, stanno già incominciando a fare delle iniziative. Sottolineiamo, a spese proprie. A spese proprie, ecco. Sì. Senza il coordinamento con l'amministrazione, ieri c'è stata una manifestazione
carina, voglio dire, che ha portato i suoi frutti. Quindi, diciamo, ricapitolando, seppur nelle ristrettezze, seppur con enormi sacrifici, i commercianti nel loro piccolo, come dire, raschiando il barile, cercheranno di dare un minimo di addobbi, di far sentire, c'è un minimo di calendario, di eventi, perché soprattutto natalizia. i bambini non paghino questo stato di cose. Beh, giusto così. Alberto Mosca, vicepresidente di Conf Commercio con delega al commercio. Con lei affrontiamo un'altra tematica, quella della tassazione. Beh, davvero questa tassazione locale appare vessatoria, perché già Taranto, per le note ragioni, vive un momento di crisi enorme. Se si pensa che il governo o ex governo, non so come chiamarlo, aveva pensato anche di mettere, di porre delle, dei provvedimenti, di dar vita a dei provvedimenti proprio di mirati alle aree in crisi italiane, tra cui Taranto. Beh, se consideriamo questa realtà e vediamo invece le tassazioni locali pesantissime, veramente i commercianti non sanno più come uscirsene da questa situazione. In effetti noi la tassazione che stiamo vivendo su Taranto è una tassazione che ad oggi è diventata quasi inspiegabile, perché saremmo dovuti uscire da questo famoso dissesto da tempo, un dissesto che ha voluto giustificare una tassazione che è voluta sempre andare in crescendo. Le varie tassazioni, prendiamone una per esempio, che è quella legata alla tassa dello smaltimento dei rifiuti. Un rapporto di Taranto-San Giorgio è 1:5, rapporto fra Bari o altre città capoluogo inspiegabilmente vede Taranto con un livello di tassazione elevato. Questo si va a ripercuotere su tutte le nostre attività, se non anche sui cittadini. È fondamentale anche sottolineare come il Consiglio Comunale nel 2013 prese un impegno preciso, quello di questo impegno preso, sottolineiamo, da tutti i capogruppo in quell'occasione. Era il 29 novembre del 2013. Noi il 29 novembre 2016 abbiamo voluto ricordare al Consiglio Comunale un impegno preso, mai portato, la data. Esatto, abbiamo compiuto 3 anni esatti, e in questo impegno che loro avevano sottoscritto non è stato mai portato a termine. Noi chiediamo con forza, è chiaro che parliamo con un'amministrazione che magari sta in scadenza, però è fondamentale tracciare una linea, tracciare una guida, affinché questa amministrazione si possa effettivamente, no, prendere, assumere i propri impegni che avevano sottoscritto. Il problema è che non vediamo interlocutori affidabili con questo cambio repentino che ci sono stati degli assessori. Esatto. Noi chiediamo, con l'occasione di avere qui il Presidente del Consiglio Comunale, di portare a casa qualche risultato. Chiediamo che ci sia interlocuzione vedendo qualcosa che possa effettivamente poter dare la risposta a tutta una città, non solo a noi commercianti. Ok, e allora, come detto, dopo due interventi, due input che abbiamo lanciato, la parola al Presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Piero Bitetti. Allora, due risposte, Bitetti. Una per quanto riguarda gli eventi. Allora, il cittadino si domanda, ma se non ci fossero i commercianti che con sacrifici personali stanno cercando di dare un minimo di conferire un minimo di atmosfera natalizia, Taranto sarebbe al buio, veramente. E poi il discorso della tassazione. Vedete, 2 giorni fa ero a Torino e vedevo questa, vabbè, Taranto non è Torino, ci mancherebbe, però vedevo una città completamente diversa, vedevo, oltre le varie luminarie, e poi qui ci addentreremo, c'erano dei mercatini e c'erano qualcosa come una 15-20 di stand, di gazebo, però non era, scusate, la salsiccia arrostita, i panzerotti, erano prodotti di qualità, erano particolari prodotti provenienti da tutta Italia che nulla avevano a che fare con la produzione tipica torinese, ma questa è un'altra
un altro argomento che affronteremo magari proprio con Cafiro. Quindi la mancanza di eventi e il discorso della tassazione. Una premessa la ritengo doverosa. Faccio il Presidente del Consiglio e quindi posso rispondere degli atti di tutti quelli che vogliamo che riguardano il Consiglio. Non posso rispondere degli atti di Giunta, non perché mi voglia sottrarre dal confronto, ma perché non ne conosco le dinamiche, quindi io non ho accesso, proprio non entro nella sala dove si svolge la Giunta, quindi non posso sentire. Ovviamente apprezzo il confronto lanciato da Giuseppe Spadafino, ovviamente noi siamo qua per far andare bene le cose, qua non c'è uno scontro. Se poi devo anche considerare quella che è la mia natura di commerciante, ci mancherebbe altro, quindi conosco benissimo i problemi che ci riguardano, ora parlo da commerciante, conosco benissimo la realtà. Quindi la mia presenza qui. Ecco, e si spogli dalla veste, diciamo, di rappresentante istituzionale e si cali in quella del commerciante. Ma noi le possiamo toccare tutte e due. Il commerciante è infelice, no? Ma che vaneggia se a gran voce grida la sua disperazione. Allora, sicuramente sì. Quanto tempo ho? Quello che vuole. Allora, parto dalla mentalità. 5 minuti. Va bene, però senza interruzioni. Taccio per sempre, se no c'è il timer. Parto dalla mentalità del commerciante. Devo partire dal dopoguerra, perché dopo la guerra, diciamo che molta gente si è rimboccata le maniche. Meno male che non è partito dal 15-18. E mi stai interrompendo. Era una battuta, no? Stiamo scherzando. Perché è importante fare questi passaggi relativi all'economia. Perché ho bisogno di dire queste cose? Perché il commerciante che si è creato subito dopo quegli anni, si è creato con un modus operandi che è diversa dai concetti legati magari al pubblico impiego ed altri. In quanto il commerciante imposta la sua vita intorno a un'attività commerciale, cioè là ci mette il sangue, così sono un po' più pratico, la passione, si incentra tutto intorno a quell'attività, a partire dalle ore di lavoro dedicate, che non sono le 35 ore alla settimana, non sono le 36, non sono le 40, ma sono molte di più. Ma il commerciante molto spesso non vive da solo nella sua attività commerciale, ci vive con la famiglia. Per esempio, noi abbiamo un'attività di famiglia dove c'è mio padre, mia madre, i miei due fratelli e una cognata. Quindi, per dirle di che cosa parliamo, ma penso che le piccole attività commerciali sono fatte tutte familiari, diciamo, su questo tipo di azienda. Ora, il commerciante la mattina si alza, va all'attività, torna a casa per pranzare e continua a parlare dell'attività commerciale, continua a parlare del cliente, continua a parlare della proposta e continua a parlare del miglioramento. Quindi so benissimo di che cosa parliamo. Ora, il momento è drammatico. Vuoi la crisi economica, vuoi la stagnazione economica, come vuoi la chiamiamo. Purtroppo, ora parlo da commerciante, stiamo soffrendo e stiamo soffrendo da tempo. Il commerciante prima ce la faceva a stare al passo e forse ha avuto anche degli anni buoni. Anche qua il commerciante deve anche combattere con quelle che sono le dinamiche, che sono le mentalità diffuse, dove il commerciante molto spesso viene additato perché è evasore fiscale. Purtroppo così non è, ma ora non voglio entrare alle problematiche in tutti i dettagli. Il commerciante oggi, mentre prima riusciva a tenere, oggi siccome soffre da troppo tempo non ce la fa più, è in crisi, saltano proprio le attività commerciali, ovviamente non solo a Taranto, un po' in tutto l'Occidente. Questa paura di chiudere l'attività commerciale mette in crisi, oltre allo stato di ciascun commerciante, mette in crisi un sistema familiare, per quello che dicevo prima, quindi le famiglie sono coinvolte direttamente e collegate direttamente alle attività commerciali. Di qui ho capito la protesta, seppur vivace, devo dire corretta, da parte dei commercianti che l'altro giorno si sono presentati in consiglio comunale, dico a pretendere il rispetto di un settore. Giustamente diceva Spadafino, c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ora noi siamo qui, premesso che ci siamo già visti subito dopo il Consiglio Comunale, abbiamo fatto un incontro e spero che ce ne saranno
altri non tanti, perché mi auguro che poi arrivino le risposte, quindi non è che ci incontriamo 100 volte, mi auguro che dopo 2-3 volte che abbiamo definito quelle che sono le proposte e quelle che sono accoglibili, poi l'amministrazione comunale si deve attivare per farle. E a prescindere dal fatto che l'amministrazione sia a scadenza, l'amministrazione innanzitutto deve fare fino a quando può, quindi fino all'ultimo giorno del suo mandato elettorale, ma poi può creare le condizioni affinché ci sia la continuità. Per ragioni di tempo, giusto, affrontiamo le due tematiche, quella giusto proposta da Spadafino degli eventi e la tassazione. E ci stavo arrivando. Allora, per quanto riguarda gli eventi, mi risulta, per quello che mi è stato riferito, che il sindaco ha fatto fare una ricognizione per vedere se ci sono delle risorse disponibili per finanziare degli eventi. Dici, perché hai fatto oggi la ricognizione? Perché purtroppo ci siamo trovati, e queste dinamiche le conosco in qualità di Presidente del Consiglio, ci siamo trovati con dei vecchi debiti, quindi con delle sentenze che sono andate in giudicato, sono stati fatti dei pignoramenti dalla cassa e quindi l'amministrazione comunale di colpo si è trovata senza diversi milioni di euro. Questi diversi milioni di euro non hanno consentito di fare una regolare programmazione. Ora, questo è il motivo che ha portato a questo inceppamento, ma non credo che sia solo quello il problema. Ora, il problema eventi è un problema che sicuramente va affrontato e che è nata lei. Non siamo già in senza ritardo, Io ne sono convinto, ma mi piacerebbe parlare del commercio a 360 gradi, perché penso che questa schiera di persone, penso che vuole entrare un po' più nel merito. E arrivo alla tassazione. Me lo ricordo quel 29 di novembre del 2013, era un sabato e pioveva tantissimo. Facemmo il consiglio comunale di pomeriggio perché prendemmo un impegno rispettato con i commercianti di ridurre la Tari. Anche qua, se non ci fosse stato quell'intervento, ma, attenzione, merito, duro, ma merito, non ci sarebbe merito, stato l'intervento. Ma merito anche, lo dico con trasparenza e liberamente, io sono libero da ogni condizionamento, merito anche di quella irruzione fatta in Consiglio Comunale che ha accelerato un confronto. Ma non bisogna aspettare sempre le irruzioni. Che devo fare? Devo risponderti? Sì. Se mi vuoi provocare, devo un po'. Va bene, però io ti sto dicendo che ti riconosco un merito più che di fare questo. Ma perché? Perché molto spesso non lo scontro, ma il confronto è corretto, serve proprio a far andare meglio le cose, perché ci sono degli inceppamenti nelle macchine amministrative. Tornando alla questione Tari, voglio dire una cosa, ma lo voglio dire chiaramente, non c'entra il dissesto. Le tariffe dello smaltimento rifiuti non c'entrano più col dissesto, è chiuso il dissesto ormai, no. Il vincolo delle aliquote era per i primi 5 anni. La Tari ha il costo che ha, considero alto, perché la Tari deve equiparare il costo del servizio. Ora, per ridurre la Tari è opportuno ridurre il costo del servizio. Sappiamo cosa provoca il costo del servizio, cioè un'azienda che è l'Amio S.p.A. che ha una struttura che si è consolidata negli anni, sicuramente non negli ultimi 2, sicuramente deriva dal passato, che ha, diciamo, dei costi, in particolare i costi del personale. Aggiungo che si può migliorare la situazione economica di questa azienda facendo dei risparmi, quindi sicuramente sui costi del personale, ma anche sui risparmi di gestione. Probabilmente spero che le cose stiano andando in un certo verso, in una certa direzione. In Consiglio Comunale porteremo presto il nuovo contratto di servizio dell'AMIO, che prevede costi ridotti e che consentirà di ridurre la Tari. Dovrei però sapere un attimino perché non parte l'inceneritore. Perché il costo maggiore che noi adesso abbiamo è un conferimento ad una discarica con un costo elevato per quanto riguarda la spazzatura. Noi abbiamo un inceneritore, non si mette a posto questo inceneritore, perché si tratta di fare un'operazione per metterlo a norma e far partire il nostro, cioè l'inceneritore della città di Taranto, per far sì che questi costi si possano abbattere pesantemente, oltre ad avere i famosi carrozzoni del personale. Io concordo su quanto dice Alberto. L'inceneritore va attivato.
Che cosa, perché fino ad oggi l'inceneritore non si è attivato? Perché l'inceneritore va revampato, mi spiego meglio, va fatta un'azione che è quella che lui diceva di revamping, cioè va messo a norma per poter poi essere messo in funzionamento. L'inceneritore del Comune di Taranto, quindi dell'AMIU, ha già l'AIA, va messo a norma per metterlo in produzione. Che cosa è successo? L'AMIU ha fatto un bando per affidare all'esterno, quindi a società esterne, la gestione dell'inceneritore. A questo bando hanno partecipato, o meglio, alla manifestazione di interesse hanno partecipato 5 imprese che non hanno considerato economicamente sostenibile l'investimento e quindi la gara non è andata oltre. Vi aggiorno che in questi giorni, grazie a un provvedimento del governo che ne ha aumentato la potenza, ma serve ancora l'autorizzazione da parte della giunta regionale, l'inceneritore avrà la possibilità di produrre di più e probabilmente potrà essere quale investimento appetibile per quelle imprese che fanno trattamento dei rifiuti e quindi magari potremo andare in quella mostra direzione auspicata. Telegraficamente perché c'è la pubblicità. Sì, la cosa che noi vogliamo avere delle risposte per quanto riguarda questa benedetta tassazione. Si parlava di ridurre del 30% questo valore quando praticamente si affronta il discorso che si arriva allo scontro, confronto scontro in consiglio, stranamente si va a paventare la possibilità, poi scemato quel momento stranamente questa possibilità non c'è più. Ok, Vitetti, 10 secondi perché c'è la non ho da aggiungere altro, purtroppo vi ho raccontato, ma lo possiamo dimostrare con atti alla mano, quindi non a parole, con i fatti, che si è andata deserta una gara e con chi ce la prendiamo. Bene. Qualche minuto, tre minuti per gli obblighi pubblicitari, poi al rientro altre problematiche con gli altri delegati di Confcommercio. A tra poco. Bene, rieccoci, stavo dicendo in studio, no, siamo nel mobilificio Mosca del Palazzo del Mobile a Taranto in via Cesare Battisti, angolo viale Magna Grecia, una bella location, elegante, come la qualità ovviamente dei mobili, di quanto appunto è l'oggetto di questa attività commerciale. E poi mi piacciono le scritte, gli slogan, la legalità mi piace, quindi la campagna della legalità portata avanti da Confcommercio Taranto. Bene, riprendiamo, siamo con Salvatore Cafiero, presidente della delegazione Borgo di Confcommercio Taranto. Il discorso degli eventi mancanti e che i commercianti stanno cercando di porre in essere, e parallelamente il fatto che molto spesso, troppo spesso, i commercianti subiscono delle decisioni calate dall'alto. Loro non vengono, i commercianti non vengono cointeressati e si trovano così spiazzati, la frittata bella e pronta. Vedi per esempio per Bacco che l'iniziativa, come detto, di alcuni giorni fa, di una o due settimane fa, in cui così all'improvviso ci si è trovati Piazza Immacolata in effetti in una sagra di paese, in cui sì c'era qualche prodotto tipico di altre realtà, ma per la maggior parte sembravano quasi esserci attività che facevano la concorrenza alle stesse attività insistenti, per non dire poi di gazebo che muravano vive, per così dire, le attività commerciali. Insomma, questo è uno spunto, dicevo, per mettere in evidenza il fatto che non venite cointeressati, nonostante gli input che sono stati sovente lanciati. Grazie per la domanda e le rispondo subito. Volevo fare prima però un chiarimento. Prego. Riprendendo il tema della tassazione, perché in effetti il problema della tassa dello smaltimento dei rifiuti è un problema grosso che riguarda le attività commerciali della città. Abbiamo dimenticato di citare quelle che sono le altre tasse che vessano, perché quella è una vera e propria vessazione, tutte le attività commerciali della città. Abbiamo la tassa per la pubblicità, che è la più alta in Italia. A Taranto costa fare pubblicità più che a Milano. Abbiamo la doppia tassazione sull'occupazione del suolo pubblico, perché queste cose è bene dirle. Non si è capito ancora se le attività che hanno un dehors all'esterno, quelle autorizzate, perché poi siamo ancora in attesa
della famosa regolamentazione sui deors debbano pagare solo la TOSAP o anche la COSAP, e noi siamo in attesa da tempo di tutti questi chiarimenti. Quindi voglio dire, il tema della tassazione è davvero forte, specie se poi, come dice il presidente Bitetti, il comune è obbligato per i primi 5 anni post dissesto ad applicare al massimo le tariffe. Quindi ciò vuol dire che noi da 4 anni e mezzo in maniera ingiustificata continuiamo a pagare le tariffe al massimo, e a Taranto costa più che a Milano fare pubblicità. Con un po' di differenza tra Taranto giusto e un attimino, Milano. Giusto un attimino, magari farla a Piazza Immacolata sarebbe bello come al Duomo, ma non sortirebbe lo stesso effetto. Andiamo al discorso di queste decisioni calate dall'alto. Discorso eventi, ci arriviamo subito. Qualcuno ha provato ad attaccare addosso alla mia associazione l'etichetta dell'associazione che non vuole eventi. Ebbene, chiariamo questo aspetto, così non è. Noi siamo a favore degli eventi, vogliamo riempire la città di eventi, in particolare il borgo, però riteniamo che ogni evento possa avere la sua giusta collocazione. Un evento come per Bacco Che, bell'evento, noi sapevamo che avrebbe portato un sacco di gente, anche perché il promotore è un promotore conosciuto, sappiamo che ovunque va riesce ad avere ottimi risultati. A Martina pare che non sia tanto amato. No, non lo so, non guardo. Si è sbaccato a Taranto. No, ma per carità, ma non mi interessa guardare quell'aspetto, quell'altro aspetto lo lascio agli altri. Io voglio solo dire che è risaputo Rubino e riesce a muovere grosse masse. Un esperto del suo campo. Fa un evento che a molti è piaciuto e piacendo a molti l'evento è stato giusto farlo, però la location, consentitemi, era del tutto inappropriata. Fare un evento di quel tipo in Piazza Immacolata, andando ad oscurare attività che lì ci sono quotidianamente, che quotidianamente badano a tenere la piazza pulita, il proprio marciapiede a posto, oppure mettere dei gazebo 3 metri per 3, alti 4 metri, davanti a una gioielleria e oscurarla del tutto, non mi sembra giusto. Come non mi sembra giusto oscurare un negozio di abbigliamento che paga 4.000 euro al mese con delle sciarpe cinesi davanti. E allora il messaggio, se non ricordo male, parlava di un mercatino di Natale. Io di natalizio ho visto ben poco, perché da un mercatino di Natale mi aspetto casette. Io facevo l'esempio di Torino, porterò le immagini a breve. Lì ci sono prodotti tipici delle varie parti d'Italia, del manifatturiero, ma non, scusatemi, la sagra della salsiccia, ma e mancava, carità, solo la birra raffo. Ma per carità, cioè, ci può stare anche la sagra della salsiccia, però ripeto, non in quel luogo. In quel luogo non andava bene la sagra della salsiccia, magari avremmo preferito un'esposizione, una vendita di prodotti tipici, dei nostri vini migliori, gli artigiani che fanno la ceramica o che magari fanno prodotti natalizi, degli stand appropriati per quello che è il nostro salotto buono, perché noi amiamo definirlo così. E allora nel salotto buono non si mette la polvere sotto al tappeto, lo si tiene bello e lindo per le occasioni migliori, e quando l'ospite viene e cerca di sporcarlo, garbatamente lo si fa capire che quello è il salotto buono, ecco. va tenuto poi bene. Vuole, su questo argomento. No, poi in merito alla manifestazione, se non mi sbaglio, alla fine della manifestazione, il 22 novembre, correggetemi se sbaglio, era stata annunciata l'accensione di un albero con pettolata. Io di alberi al momento non ne sto vedendo in Piazza Immacolata, e non vuole essere polemica la mia, è un dato di fatto, e pare, oggi siamo a lunedì 5 dicembre, ricordiamolo, che in questi giorni ci si stia attrezzando per l'albero. Speriamo che arrivi per il 25. Per il 25. E, il presidente giustificava l'assenza di manifestazioni in tutta la città inerenti al Natale con dei capitoli di spesa improvvisi a cui il comune ha dovuto far fronte. Questo però, consentitemi di dire una cosa, anche quest'estate è stato così. Quest'estate abbiamo assistito alla messa in opera di un cartellone estivo ridicolo. Ridicolo, si è chiesto alle associazioni, e ben vengano le associazioni, di fare degli spettacoli a costo zero. In questa città dovremmo iniziare a badare. Ma si hanno fatto scappare Piazza Azzurri. È successo anche quello, purtroppo. Lo dobbiamo dire? È successo anche quello. Leporano, giustamente, Leporano ha colto la palla al balzo. Comune attivo pratico l'ha saputo cogliere. Ma
Io vorrei dire una cosa, ben venga che per Bacco che in altre location del borgo stesso, gliele suggeriamo, però iniziamo a badare anche un attimino alla programmazione, alla qualità. Taranto ha bisogno di puntare sulla qualità. A questo proposito poi ci risponderà Bitetti. Mancavano le autorizzazioni sanitarie, tant'è vero che ci sono state le varie diffide, e udite udite, mancavano anche i bagni pubblici, i bagni ecologici, quelli chimici. Pare che Rubino avesse proposto a sue spese di mettere i bagni chimici e pare che l'amministrazione abbia detto non c'è bisogno. Di tal che chi aveva bisogno di espletare le proprie esigenze fisiologiche o doveva andare nelle attività commerciali che diventavano dei gabinetti pubblici, oppure non so, doveva andare dietro gli alberi, scusatemi la battuta poco felice. Andiamo da Lelio Fanelli. Con Lelio Fanelli, presidente della delegazione di Confcommercio Taranto, Trecarrare Solito, parliamo di viabilità e mobilità. C'è stata molte volte si vuole minimizzare, si vuole bypassare, dribblare il problema spostando la questione sui cordoli. I cordoli rappresentano una problematica di un problema molto più ampio ed immenso, che è quello della viabilità. È vero che Taranto ha una struttura ad imbuto, è vero che la viabilità a Taranto per conformazione naturale della città è problematica, però poco o nulla si fa per rendere questa viabilità agevole. Prima di darle la parola però, Fanelli, io ho visto delle belle bottiglie di Prosecco Veneto provenienti da Valdobbiane. Io bevo solo Coca-Cola e Fanta, non me ne intendo di vini, ma per quello che mi consta sono chiaramente vini, come dice? Dico, sai chi beve pure la Coca-Cola? Noi vorremmo assaggiare questo ottimo vino appunto, che reclamizzava ecco, e quindi Fanelli. Lei, pur da commerciante, va in... Come gli altri cittadini si serve dei negozi che propongono l'iniziativa di Trecarrare Solito e per i clienti che effettueranno degli acquisti nei negozi convenzionati questi clienti verranno omaggiati con queste preziose bottiglie. Parliamo di un prezioso prosecco, io lo assaggerò perché sono davvero incuriosito, ma ecco, il vino ha cercato un po' di, si dice in vino veritas, quindi magari Bitetti prima le faremo degustare un bel calice e poi ci dirà la verità su questa situazione problematiche del commercio. La devo fare ubriacare proprio. Allora Fanelli, vedete, cerchiamo anche di drammatizzare. Parliamo di questa viabilità perché il problema cordolo può diventare per alcuni un elemento distrattore quando il problema è ben più complesso. Però i cordoli, ripeto, io lo dico da automobilista, da utente, certamente quando io in retromarcia devo uscire da un parcheggio diventa un casino infernale, perché basta una semplice uscita da un parcheggio che si paralizza la colonna di traffico. Beh sì, purtroppo, io vorrei ricollegarmi solo per un attimo, senza fare polemiche su quello che poi ascoltavo poco fa, il confronto non c'è quasi mai stato, il confronto lo abbiamo oggi perché siamo arrivati all'esasperazione, perché siamo arrivati a una protesta forte, però se proprio vogliamo dirla tutta, il confronto noi lo stiamo cercando da una vita, perché altrimenti sembra che Confcommercio non fa niente. Sono 9 anni che noi cerchiamo dei confronti, con tavoli che si perdono strada facendo, onde le porte chiuse, lì dove ci viene detto non ci avete comunicato, non ci avete contattato. Non è vero, ci sono fiumi di carte, ci sono raccomandate, ci sono PEC, su qualunque argomento dobbiamo trattare. Quindi magari il confronto oggi lo vediamo perché c'è stata una manifestazione forte. Non dovrebbe essere così. Comunque, polemiche a parte, perché dobbiamo essere costruttivi, come dicevamo poco fa. E il problema della viabilità è enorme a Taranto, è enorme. Noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, su Cesare Battisti, ma non solo Cesare Battisti, purtroppo. E diciamo sull'esperienza vissuta c'è tanto da dire. Intanto stiamo aspettando da più di un anno il parcheggio di area di interscambio di Cimino, che ancora non parte.
abbiamo chiesto più volte che fine deve fare l'UPIM, probabilmente si vuol fare un nuovo centro commerciale, ma lì sarebbe poi da vedere, perché ovviamente non è auspicabile per quanto ci riguarda. Tra l'altro diventa anche di competenza regionale, in quanto diventa una grande superficie, non una PMI, quindi c'è davvero tanto. La problematica che noi stiamo vivendo, ripeto, è dannosa da un certo punto di vista, perché oltre la crisi dei consumi che ci portiamo dietro dal 2008, abbiamo ascoltato poco fa su quella che è la tassazione e su quelle che sono le vessazioni che dobbiamo purtroppo subire, oggi ci ritroviamo, e lo posso testimoniare perché è da 5 mesi che noi subiamo una problematica importante sulla viabilità, il 40% in meno. Cioè su quelle che sono già delle veramente minime entrate, oggi ci troviamo il 40% in meno. Ristrettezze su ristrettezze. Non dimentichiamoci che parliamo di 2360 attività commerciali chiuse. Noi non c'è giorno dove non ci sia un collega che viene a piangere per chiedere aiuto. Noi abbiamo la società, sappiamo, no? Che Confcommercio gestisce l'Interfidi per quello che riguarda un discorso anche di aiuto per il commerciante, dove nasce anche da un fondo antiusura. Cioè le problematiche che noi dobbiamo subire purtroppo oggi sono tantissime. In ultimo quello che è stato il problema della viabilità. E perché siamo arrivati a questo? Perché non c'è stato il confronto, perché non c'è stato un tavolo dove poter riportare le istanze. Abbiamo chiesto di poter valutare al meglio delle alternative, le abbiamo trovate, volevamo sottoporle, ma non c'è stato ascolto. Ci siamo ritrovati calati dall'alto, quelli che purtroppo oggi dobbiamo chiamare cordoli, con chi poi ancora oggi cerca di spostare l'attenzione come se il commerciante volesse legalizzare la doppia fila, ma così non è. Così non è. Completiamo questo giro con Vito Allegretti, che è presidente della delegazione Tamburi di Confcommercio Taranto. Allegretti, i Tamburi già vivono una situazione particolarissima per la questione inquinamento, per la questione ambientale. L'amministrazione comunale in cosa avrebbe dovuto, come dire, favorire in un certo qual modo un'area degradata, un'area in sofferenza? Perché poi, diciamocelo, se si chiedono interventi particolari a livello governativo per il quartiere Tamburi, per le ovvie ragioni ambientali, beh, una corsia preferenziale anche dal punto di vista del commercio sarebbe stata e sarebbe auspicabile. Io parlo dei Tamburi. Purtroppo vorrei cogliere l'occasione per fare 2 domande al Presidente del Consiglio. 2 domande non nello specifico, non verso la sua persona, ma perché stasera lei rappresenta chiaramente l'amministrazione e quindi è un referente. Intanto, se sul comune di Taranto il quartiere è presente. E poi una domanda, ma così en passant, il Wind Day. Praticamente noi sui Tamburi viviamo, come purtroppo tutti i quartieri, grave disagio dal punto di vista commerciale, di impresa, di servizi e di quant'altro, oltre che anche della popolazione. E il problema maggiore, comunque, è che siamo totalmente e drammaticamente assenti in qualsiasi istituzione. Praticamente siamo una Cenerentola. Il più delle volte ci sentiamo anche inesistenti, al di là del fatto che abbiamo provato in più di un'occasione a interagire, adesso senza andare a fare nomi e cognomi e quant'altro si possa fare in una trasmissione. Però 2 domande ancora. I Tamburi è Taranto o è un quartiere a parte? O è un quartiere dove ci hanno ghettizzato letteralmente, perché è venuta la politica, sono venuti i mass media, giornali, televisioni a parlare come un caso clinico proprio, sì, un caso clinico del fango, e oggi ci stanno mettendo del filo spinato intorno. Non a caso parlavo del Wind Day, che fortunatamente molta gente non sa. Praticamente i vigili urbani di Taranto, nel momento in cui si alza un minimo di vento,
bloccano l'accesso ai tamburi. Commercialmente questo, in un momento del genere, è proprio... Purtroppo però, quindi, dobbiamo ringraziare mamma Ilva, se capitano queste disgrazie. Vorrei capire chi è stato il progenitore, chi ha partorito questa bella idea, al di là del fatto che cosa risolve, se non andare a drammatizzare ulteriormente la situazione già drammatica. Ok, bene, ora seguiamo questo cronoprogramma, prima di andarcene, ce ne andiamo in pubblicità, poi nel frattempo Bitetti sta resettando le varie risposte perché c'è parecchia carne a cuocere che abbiamo messo, ma prima del nostro blocco di spot vogliamo salutare un nostro sponsor davvero prezioso, mi riferisco a SEM d'Elite, Scuola d'Estetica Moderna di Bari e di Taranto. Vedete, la storia di Polifemo dal carissimo e compianto Lello ha avuto sempre un rapporto privilegiato di interazione e di grande proprio partecipazione da parte di SEM d'Elite. SEM è un pilastro, è stato sempre un pilastro della nostra comunicazione pubblicitaria, ma abbiamo voluto anche proprio per far comprendere meglio le attività, la formazione di SEM, proprio mandare delle pillole di 5 minuti, questa è la prima tranche, in cui facciamo vedere proprio i trattamenti estetici che SEM d'Elite pone in essere, attraverso proprio una trattazione, appunto attraverso degli esempi concreti, tipici, visibili sotto gli occhi. E infatti siamo stati con la nostra squadra tecnica proprio nell'istituto e vedrete voi stessi questi trattamenti, con l'invito ovviamente a sottoporvi agli stessi. Quindi ora SEM d'Elite e poi la fascia pubblicitaria, al rientro saremo di nuovo con voi perché Piero Bitetti ha da dare parecchie risposte. SEM d'Elite. Siamo alla SEM d'Elite Bari Taranto, Scuola di Estetica Moderna. Oggi vi verranno presentati due trattamenti specifici, un massaggio tecnico e un massaggio linfodrenante. A presentarlo sarà la nostra docente Lorenza Congedo in collaborazione delle nostre alunne. Il massaggio è un trattamento molto richiesto, è nato in epoche remote, tanto che le sue origini risalgono nel 3000 a.C. e poi è stato tramandato di generazione in generazione fino ai nostri giorni. Le tecniche oggi esistenti sono molteplici, si differenziano le une dalle altre sia per i modi esecutivi e soprattutto per la sua finalità. In questione oggi avremo il massaggio tecnico drenante ed è un massaggio mirato al miglioramento di alcuni estetismi, tra cui cuscinetti adiposi, rilassamento cutaneo e soprattutto tessuti affetti da liposclerosi. La liposclerosi è conosciuta con il termine comune di cellulite. Bene, adesso sarà la nostra allieva Graziana a mostrarci alcune manualità che compongono questo massaggio. Iniziamo da una semplice spalmazione del prodotto. Il prodotto in questione è un olio alle mandorle dolci che, oltre a permettere lo scorrimento delle manualità, idrata e soprattutto nutre la parte trattata. Diamo inizio adesso a una serie di manualità drenanti che servono soprattutto per stimolare una eventuale circolazione sanguigna. Concludiamo adesso il ciclo di manualità drenanti con una manualità che serve per aiutare il ritorno venoso e soprattutto per alleggerire l'arto. Passiamo adesso ad una manualità molto complessa del massaggio, cioè l'impastamento. L'impastamento si avvale di un'azione di spremitura. Distinguiamo un impastamento superficiale da un impastamento profondo. L'impastamento superficiale è mirato a lavorare la cute sino al tessuto ipoderma, mentre l'impastamento profondo stimola muscoli e vasi. Concludiamo adesso con due manualità denominate avvitamento
e strizzapanni. Sono delle manualità molto avvolgenti che, oltre ad ammodellare la parte, rilasciano una piacevolissima sensazione di puro benessere. Bene, ringraziamo la che oltre ad ammodellare la parte rilasciano una piacevolissima sensazione di puro benessere. Bene, ringraziamo la nostra allieva Graziana e passiamo adesso al secondo massaggio, il linfodrenaggio, che a praticarlo sarà la nostra allieva Desiree. Il linfodrenaggio è una pratica più recente, la sua peculiarità è quella di stimolare il sistema linfatico. Diamo subito inizio con delle manualità chiamate svuotamenti. Sono delle manualità che vanno a svuotare le stazioni obbligatorie, vale a dire quelle stazioni ricche di linfonodi. La prima stazione linfatica è denominata termine. E come potete ben notare, questa manualità è sincronizzata con la respirazione della nostra cliente. Passiamo adesso alla seconda stazione linfatica, vale a dire quella inguinale. Questa manualità è mirata a veicolare la linfa nella zona addominale, precisamente nell'ampolla addominale, che è denominata anche cisterna del Pickett. Daremo inizio adesso a una serie di manualità linfatiche e, come potete ben notare, sono praticate molto, ma molto lentamente, in quanto devono facilitare il flusso di quei liquidi in eccesso. Nella fattispecie si tratta di linfa. Tra le varie azioni benefiche che svolge questo massaggio ne citeremo alcune. Azione drenante, in quanto ha la capacità di riassorbire edemi anche importanti, stimola un'eventuale ritenzione idrica. Abbiamo anche un'azione immunizzante, in quanto contribuisce ad, diciamo così, rafforzare il nostro sistema immunitario. Abbiamo anche un'azione cicatrizzante, facilita la cicatrizzazione di eventuali ferite. E possiamo parlare anche di un'azione rigenerante, in quanto va a nutrire con un'azione trofica i vari tessuti trattati. Proprio per questo possiamo concludere dicendo che il linfodrenaggio oggi è una tecnica di un sostegno insostituibile in tutte le disfunzioni. E trova ampio spazio nel campo sia medico e soprattutto nel campo estetico. Bene, termina così il nostro trattamento. Ringrazio ancora una volta le allieve Graziana e Desiree e soprattutto ringrazio voi per la vostra gentile e cortese attenzione. Bene, rieccoci in studio, terza parte di Polifemo. Al centro lo abbiamo messo in mezzo il presidente del Consiglio Comunale Piero Bitetti, che devo dire ha avuto il coraggio e la forza e la maturità, senso di responsabilità, di venire. Perché, ma se lei lo chiede ad altri suoi colleghi di maggioranza, si scansano. Ma io, come dicevo in premessa, qua siamo per costruire, per crescere, ecco. Non c'è nessun tipo di scontro. Bene, loro si scansano davvero, non come dicono gli avversari della Juventus, ma questa è una battuta. Emerge la juventinità. Non tocchiamo questo argomento perché, sdrammatizziamo. Allora, tornando alle cose serie, Bitetti, allora con Cafiero abbiamo parlato di certe scelte, di certi eventi calati dall'alto, e il caso che ha destato più scalpore, mi perdoni, sto ribadendo le domande, ecco, gli eventi calati dall'alto, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l'iniziativa, l'evento per Bacco che. Con Fanelli abbiamo parlato dei problemi di viabilità, dice Fanelli, qui non dobbiamo ridurre tutto alla questione Cordoli perché abbiamo fatto 10.000 segnalazioni, 10.000 problematiche poste, 10.000 input lanciati, silenzio assoluto. Con Allegretti abbiamo parlato della condizione dei tamburi che, dice Allegretti, manca solo che ci mettano il filo spinato, di tal che si chiede Allegretti, ma i tamburi fanno parte del comune di Taranto? In sintesi queste le ricorderà bene le argomentazioni. Sì, allora io proverò a dare tutte le risposte e prego gli interlocutori che lì dove dovessi saltare qualcosa possono integrare, certo. Richiedere. Allora, parto da quanto diceva appunto Salvatore Cafiero. Quella
iniziativa per Bacco che sinceramente io non l'ho apprezzata, anzi probabilmente si saprà pure che l'ho contrastata e contestata. Ora lo scopriamo adesso. Vabbè, non c'è niente da scoprire, diciamo che non è stato un capolavoro, però qua devo essere, qua posso spezzare una lancia a favore dell'amministrazione, perché lì c'è stato un atto di giunta, una delibera di giunta che ha sostenuto l'amministrazione, che però era una manifestazione, come appunto veniva detto, incentrata sul tema natalizio, quindi un'anticipazione di quello che era il clima natalizio che si voleva creare. Era un'iniziativa che così, nell'ordine di idee, era piaciuta a molti. Purtroppo, per quello che mi dicono, perché poi ci sono delle indagini in corso, non soltanto da parte dell'amministrazione, ma anche da altre autorità, appunto come dicevi della procura, perché pare, per quello che dicono, che non se sia stata chiesta una cosa e ne sia stata fatta un'altra. Ora, perché l'ho contestata? Perché lo diceva bene lui. Cioè, ci sono stati negozi che hanno sofferto in quei giorni in cui si è fatta la manifestazione, e non è giusto, perché i negozi sono 365 giorni all'anno lì. È peccato che durante un weekend, che tra l'altro poi anche il weekend di inizio inverno, dove magari devono provare a vendere qualcosa, gli creiamo anche un disagio, un handicap. Ora io ricordo quella grossa struttura dove c'era il vino che oscurava il negozio Nitor e quell'altro negozio che a fianco, quell'angolo lì a ridosso della banca. Ma non solo questo, ora io credo che mi dicono che l'amministrazione è stata ingannata, ma giusto come ordine di idee noi abbiamo creato un precedente, perché grazie a, sapete che lì è stata fatta un'ordinanza di chiusura dell'attività, poi si è innescato un meccanismo burocratico che ha stoppato la chiusura, però ha creato un importante precedente, perché da oggi in poi l'amministrazione comunale, prima di rilasciare determinate autorizzazioni, prenderà le precauzioni del caso. Ma oltretutto ci serve, ecco perché è positivo il confronto, per andare a capire come vanno organizzate queste manifestazioni sul territorio comunale. A mio avviso le manifestazioni che devono essere favorite sul territorio comunale è per arricchire il territorio comunale, per arricchire i commercianti, per arricchire la città, non per impoverirla. Io non devo portare quelle, ora ripeto, non voglio dare colpa a chi ha autorizzato la manifestazione per Bacco, ma in futuro se c'è una iniziativa che depotenzia quella già poca potenza, scusate il gioco di parole, delle attività commerciali locali, beh io sarò sempre contrario. Noi dobbiamo invece creare eventi che attirino da altre parti utenza e che porti ricchezza al territorio. Questa è in linea di principio. Quindi purtroppo per Bacco, che non è stata a mio avviso una buona manifestazione, però forse è stata l'occasione di esperienza per costruire quel confronto. Andiamo, viabilità. Ci arrivo, perché io penso che nei momenti brutti possono nascere le idee buone. Io l'altro giorno ho partecipato a un incontro con la delegazione di Confcommercio presso l'assessorato delle attività produttive e sono state fatte delle ottime, poi mi riallaccio alla viabilità, ho delle ottime proposte, ottime che ho condiviso, e dico quali, perché parlo anche da ex assessore alla viabilità, perché sono stato assessore alla Polizia Municipale. Io purtroppo quei cordoli di odio, io li ho sempre contestati. Il problema però a Taranto esiste. Noi abbiamo... La vedo già un po'... si sta sfilando dalla maggioranza. No, nessuna, io dico passi le cose, progressivi. Ma io dico le cose per come le per la via no, ma di adesso fuga. No, attenzione, no, so per dire un'altra cosa. Obiettivo. Perché io candidatura a sindaco. No, ma non c'è in un'area allargata. Vi prego, io non io, una battuta. Per chi mi conosce, io devo fare sa il che mio sono ma non c'è niente molto di trasparente. E mica c'è qualcosa. No, ma li odio, però attenzione, con questo non voglio dire che vanno rimossi, io non sto dicendo questo, sto dicendo che li odio, io quando, fino a quando sono stato assessore alla Polizia Municipale non li ho messi. Vabbè, che li ho aspetta, bestemmia. E se mi fai finire il discorso, arrivo. Per esempio, io li ho voluti sulla ringhiera del lungomare, perché lì mettemmo le telecamere per il controllo del traffico e ci accorgemmo che le auto facevano la serpentina. E infatti, allora mettemmo quei cordoli per una questione di sicurezza, quindi per evitare che ci fosse questa oscillazione da una parte all'altra, da una corsia all'altra della carreggiata. E nacque, diciamo, l'idea dei cordoli. Per esempio, anche quei paletti
gialli a ridosso degli scivoli per pericolosissimi. Li odio anche quelli, però purtroppo servono a garantire ai disabili o alle mamme con i carrozzini di non rimanere intrappolati. Sì, ma le macchine rischiano di schiantarsi di brutto. Però noi dobbiamo ragionare a 360 gradi, o quantomeno da amministratore, consentitemi di ragionare a 360 gradi, perché noi dobbiamo creare delle condizioni favorevoli per tutta la città. Però per favore, dottore Abbate, se mi interrompi io perdo il filo. Non sto parlando proprio. Se si vede che sei pronto. No, perché voglio spiegare il fatto dei corvi. Allora, il discorso viabilità della città di Taranto è un discorso complesso. È il cane che si morde la coda, perché? Io non utilizzo il mezzo pubblico perché non è efficiente. Il mezzo pubblico non è efficiente perché non garantisce tempi certi di percorrenza, in teoria di partenza e d'arrivo. I cordoli, il dirigente li ha installati, ma no, sicuramente non è un'accusa ai commercianti. Tra l'altro l'associazione, per quanto mi riguarda... Ma ci furono parole dure del comandante. Per quanto mi riguarda, l'associazione è molto rispettata, l'associazione di categoria, e vi posso garantire che il presidente... Gian Grande è una persona garbata, per bene, espone i concetti e molto spesso li condividiamo, arriviamo a un punto di intesa. E l'altra parte politica che non è garbata. Ora il fatto dei cordoli, diciamo, i cordoli nascono per garantire il trasporto pubblico locale, perché se il trasporto pubblico locale è efficiente, magari il cittadino è più incentivato a non utilizzare il mezzo proprio, e il mezzo proprio ovviamente crea appesantimento del traffico. Ora mi rendo conto però che, ecco perché dico da amministratore devo guardare a 360 gradi, il cordolo che è stato messo in maniera sperimentale ha creato anche dei problemi. Ora io non li voglio legare alla questione della doppia fila, anche perché come lui giustamente diceva, qua non è che c'è una questione di voler legalizzare la doppia fila, non lo vuole nessuno, è vietato dal codice della strada. Ora però dei problemi i cordoli li hanno creati, anche qui proviamo a capire cosa possiamo fare per risolvere la questione viabilità. Ora, mi sembra di capire che anche la richiesta di mettere, per quello che emergeva dal confronto dell'altro giorno, di aumentare le aree di carico e scarico a favore dei negozi, quindi per agevolare determinate operazioni, ovviamente riduce i posti a parcheggio, gli stalli a parcheggio. Ecco perché dico il cane che si morde la coda. Bisogna mettere sul tavolo tutto ciò che si può mettere a disposizione. E dico cosa? L'altro giorno da parte della delegazione fu fatta una proposta di attivare 24 ore al giorno e non soltanto fino alle 18:30 il parcheggio del mercato Fadini. Cosa che oggi nella commissione... O di quello attività, di Via Icco. No, quello è già 24 ore. Sì, però non è pubblicizzato... Adesso ci arrivo. Oggi la commissione attività produttive, grazie al presidente Brunetti, che ha partecipato anche lui all'incontro fatto con la delegazione di Confcommercio presso l'assessorato delle attività produttive, ha accolto delle proposte, le ha fatte sue e ha convocato. Già oggi c'è stato l'incontro. Oggi con lunedì siamo in registrazione. Oggi lunedì 5 c'è stato l'incontro con l'AMAT. Ci sarà un'altra riunione in settimana, non ricordo se con i lavori pubblici o con il comandante della Polizia Municipale, e lunedì della settimana prossima l'alternativa. Quindi le parti sono state sentite tutte quante. Ora, con l'AMAT si è stabilito che ci deve essere una rotazione dei parcheggiatori per un'analisi che fu fatta. Quel parcheggio a ridosso del mercato Fadini sarà aperto 24 ore su 24, dando la possibilità ai cittadini che abitano intorno di utilizzarlo con dei prezzi agevolati. Si è deciso di attivare delle convenzioni per quei parcheggi, tipo parcheggio Icco, per consentire ai commercianti di poter fare dei contratti a prezzi agevolati, anche perché il parcheggio Icco, per quello che diceva oggi il presidente dell'AMAT, è utilizzato al 50% delle sue potenzialità. Quindi lui diceva giustamente: io faccio una scelta commerciale e riduco il prezzo, quindi faccio una convenzione, vado incontro, e quindi magari gli stessi commercianti o i loro dipendenti o pensiamo a degli abbonamenti per i clienti, e quindi dal punto di vista commerciale lui sfrutta tutta l'area e quindi fa anche cassa. C'era la proposta di avviare subito il parcheggio che viene nell'area ex arena artiglieria, che è un altro grosso polmone che darà almeno 150 stalli a disposizione sia del borgo che della zona di, diciamo, via Mazzini, via Cesare Battisti.
anche lì si è superato un problema che era legato al sottosuolo e entro marzo, massimo aprile, sarà consegnato alla città anche quello spazio. Ok, andiamo ai tamburi perché i tempi stringono. Ora, per quanto riguarda i tamburi, il quartiere Tamburi, giustamente il rappresentante dei commercianti sollevava delle questioni. Ora, per quanto mi riguarda, è un quartiere che ho nel cuore per motivi, diciamo, diretti, personali. Le credo sulla parola. No, per esempio, per dire, quando ero assessore della Polizia Municipale facemmo lì il presidio della Polizia Municipale, facemmo proprio un comando, non so se lo ricorda. Sì. C'è stato un po' di tempo fa. C'è stato nel 2012, nel 2011 lo facemmo. Poi se vuole possiamo entrare anche nel merito, però le dico, è stata asfaltata per esempio interamente via Galeso, è stata fatta una rotatoria, è stata fatta la piantumazione di alberi, poi purtroppo quel quartiere... ahimè, è un quartiere fortemente interessato dalla vicinanza della fabbrica, il Wind Days, che è una misura voluta dal legislatore regionale, è una misura dettata, diciamo, dall'emergenza, per questioni di sicurezza, per evitare che la popolazione possa inalare le polveri sottili. La posso interrompere un attimo? No, ci mancherebbe, tutto quello che vuoi. Se bloccano l'accesso per una questione di sicurezza, la gente che sta, vorrei capire questo nesso. Guardi, io sono, mi credo, cioè, deve soffocare lì, però cioè, io sono, no, dobbiamo, ma, morire, no, ma lei ha ragione, ma lei ha, guardi, lei ha ragione, se vuole, se no, no, ma tempo, io tocco anche la questione, scusa, ambientale, chiedo scusa, perché quella diventa questione ambientale, non è più commercio, ma non è una questione di sopravvivenza in quel da quartiere. Parte di un interlocutore che in questo momento sono io e in questo momento è lei. Il problema principe è di un quartiere che, al di là del Wind Day, che è un assurdo totale, per quanto io mi sia sforzato non ho trovato un motivo logico per cui una mente possa partorire un discorso del genere, perché se io devo aggiustare un problema non è che blocco con la gente dentro. Ma io lo comprendo ed è una valutazione pertinente. Ora, quella è una misura per ridurre la popolazione, l'esposizione della popolazione. Mi sa che a questa credo soluzione arriviamo. Per ridurre l'esposizione della popolazione, nel senso che quando ci sono le giornate di vento, e purtroppo questo mi riporta, il quartiere viene invaso, certo, dalle sostanze inquinanti. Ma questo mi riporta qualche anno fa, che un'altra mente sopraffina ha bloccato il traffico di domenica perché produceva inquinamento. Noi a 600 metri abbiamo due ciminiere e abbiamo il parco minerale. Allora, volevo capire, a prescindere dal discorso, io lo prendo e non mi prendo mai troppo seriamente, non prendo seriamente alcune situazioni perché c'è da allarmarsi, in che mani stiamo. Ora, il fatto del Wind Days o lo stop del traffico automobilistico, diciamo, sono misure per ridurre l'inquinamento. Ora, lei è amministratore, le do dei dati. Sì. Il 70% della popolazione, sia dal punto di vista di portanza commerciale, sia dal punto di vista proprio di utenza, è sparita letteralmente. Cioè non c'è più assolutamente niente. Ecco perché parlavo di avere del filo spinato intorno, perché oggi nel rapporto, eppure il quartiere ha un alto potenziale, oggi io come commercio sto cercando di riunire non soltanto i commercianti ma più settori della socialità per interagire con le varie amministrazioni e con vari progetti per dire guardate che siamo presenti, guardate che abbiamo ancora un alto potenziale. Io mi sento di dire che fate bene, ora lì va risolto il problema della fabbrica, le do una mia opinione personale, quella fabbrica o va resa ecosostenibile o va chiusa, io non vedo alternative. Lei giustamente tocca un tasto che è dolente non solo per il quartiere Tamburi, ma per l'intera città, anzi provincia di Taranto, forse anche oltre. Purtroppo è un problema grande quanto non so neanche che purtroppo cosa. Purtroppo chi ne subisce maggiormente le conseguenze sembra, dove abiti sui tamburi, sembra che siamo degli appestati, perché abbiamo polveri cancerogeni addosso. Il danno è importante, il danno d'immagine, ma non solo, è importante, perché se provo a immaginare al valore, al deprezzamento degli immobili. Com'è? Assolutamente. Ma sicuro, okay. Ma questo... Prego, posso prego. Finire? Prego, prego. Questo è uno delle motivazioni per cui
di interagire con più settori del sociale, non soltanto l'ambito commercio, chiaramente, i settori dell'impresa, i settori dei servizi e anche i cittadini, perché oggi siamo tutti coinvolti. Io la domanda che le facevo prima, siamo di Taranto o dobbiamo essere considerati un ghetto che è destinato a scomparire? Quindi stiamo cercando di attenzionare tutti gli strati di socialità per interagire con voi che rappresentate e avete il ruolo per poter illuminarci, darci una mano e semmai suggerirci alcune delle soluzioni. Vicente, mi sembra che è un problema molto più basso, ampio, che, diciamo, di varie cose. Riguarda purtroppo. Riguarda, non è un problema proprio nazionale, non è un problema locale. Magari fosse un problema locale. E per così dire, usciamo fuori dalla trasmissione e vi diamo conto di quanto è accaduto martedì 7 dicembre in consiglio comunale. Sono letteralmente scomparsi, anzi il sindaco non si è mai presentato, l'assessore Guttagliere dopo qualche minuto, l'assessore Arramo alle attività produttive è scappato anche lui e ovviamente monta la disperazione, la rabbia dei commercianti che vengono letteralmente ignorati. Ascoltiamo le parole del presidente di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande. Qui c'è una domanda, io sto provando, guardate, mi sto facendo violenza, per come sono io mi sto facendo violenza a mantenere una calma e una tranquillità, che è un'offesa comunque all'intelligenza di tutte queste persone, perché quello che non si tiene conto è che questa gente ha lasciato le proprie attività e se sta qui in questo periodo di Natale, dove dovrebbe stare nelle aziende a pensare come provare a vendere qualcosina in più per mantenere i costi, non di guadagnare, per mantenere i costi e per non chiudere, è un'offesa a tutta questa gente. E se io mi sto facendo violenza voi non avete idea, perché intanto qui non ci sono gli interlocutori che dovrebbero esserci, con tutto il bene che voglio a tutti, perché intanto c'è un sindaco che per la seconda volta è latitante a questi incontri. Oltre al sindaco c'è un comandante che manca, il quale insieme al sindaco hanno deciso alcune cose, e mi dispiace che un consiglio comunale si faccia portare a passeggio da un sindaco e da un assessore e da un dirigente che decide di fare delle operazioni sul territorio senza ascoltare un progetto di un piano della mobilità urbana, che io continuo a dire non è quello che è stato fatto, è il metodo per cui alcune cose si sarebbero dovute fare, compreso un investimento di 200.000 euro di un piano che è pronto, che doveva essere solo adattato a quelle che erano le condizioni di oggi. E questo è quello che voi non considerate, e non considerate voi, io stesso al posto vostro, un'offesa verso quello che è il ruolo che voi ricoprite, perché c'è un piano, c'è gente che sta qui a dialogare con voi e vi dice, ma mi dite perché non entriamo nel merito? Io non voglio parlare di conto, voglio parlare di una programmazione che non c'è, che non esiste. Allora qualcuno, se pensa, lodevole, lo dico, lodevole il fatto che qualcuno provi a mettere insieme, ma credo che manchino gli interlocutori che diano delle risposte serie, e l'unico interlocutore che potrebbe potenzialmente potrebbe dare una risposta è il sindaco, non ce ne sono altri, perché tutto il resto noi stiamo perdendo tempo. E se voi pensate, ve l'ho già detto, signori, tenete presente che questa gente mai l'avete vista qui per la seconda volta, e ci sarà per la terza volta e ci sarà per la quarta volta. Io vi ho reso e vi ho detto l'altra volta, tenete presente che voi vi assumete una grande responsabilità in rapporto a questa gente, perché io non so fino a che punto e fino a quel momento io riesco a tenere la gente per cercare un attimino che qualcuno non si rovini. Questa è una responsabilità che scarico sulle vostre responsabilità, non su quelle che sono le imprese, perché le imprese sono ormai non ce la fanno più. Detto questo, allora o qui il sindaco decide, perché qui c'è stata una riunione che doveva essere una riunione con i capigruppo che avevano tracciato un percorso, e siamo qui che non ci siamo concentrati nella seconda, nella terza e nella quarta. Già questa è un'assenza di responsabilità e di rispetto verso gli altri, di responsabilità verso gli altri. Lodevole quello che state facendo, lodevole quello che sta facendo, ma io credo che non ci porterà a nessun risultato se non quella di perdere ulteriore tempo per arrivare a non so quale risultato. Allora io dico, se ci sono le volontà, l'ho già detto dal primo momento, gliel'ho detto in tutte le salse al sindaco, gliel'ho detto a chi che sia, se c'è una volontà di discutere i 2-3 punti immediati, perché ci sono i lavori per decidere, e dire a questa gente quantomeno vi rispettiamo
perché questa è un'assenza di rispetto verso questa gente, l'avete capito o no? È un'assenza di rispetto perché la gente non ce la fa più, come ve lo dobbiamo dire? In quale stanza, in quale situazione? Non ce la facciamo più! Allora, volete rispettare sta gente, cazzo, volete portare il sindaco qui? Volete portare il sindaco perché credo che sia giusto che un sindaco risponda alle imprese che creano l'occupazione, perché questa gente ha le scadenze domani in banca e non sa come cazzo fare. La volete rispettare, sì o no? Lo volete rispettare? Come lo dobbiamo dire? Come ve lo dobbiamo far capire? Che non ce la fanno più e sta gente sta saltando, sta chiudendo. Come ve lo dobbiamo spiegare? Ve lo stiamo dicendo in tranquillità, dialogando, confrontandoci, cercando di far capire. Come ve lo dobbiamo dire? Allora, se il tempo ancora noi proviamo a prendere ulteriore tempo, ognuno si assumerà la responsabilità con tutta la buona volontà, con la tranquillità, con cercando di canalizzare. Noi non andiamo da nessuna parte. Allora, già quello doveva essere un inizio di un confronto serio, programmato, di un consiglio comunale che poi si esprimeva dopo che aveva avuto il benestare del sindaco, perché sennò facciamo sempre il gioco delle tre carte, no? Poi si sentono qualcheduno, ci lascia perdere quei quattro sciroccati, perché poi le notizie che mi arrivano sono drammatiche, voglio dire, no? Allora, io credo che in un percorso serio bisognava sedersi un giorno dietro l'altro, un giorno dietro l'altro, pur di arrivare a oggi, e tutti sapevate, io ve l'avevo già annunciato, che saremmo stati qua un'altra volta, e staremo qua un'altra volta ancora, e un'altra volta ancora, perché non finisce qui. Bene, e a questo punto andiamo in pubblicità. Bene, ultima parte di Polifemo. Beh, tante le argomentazioni poste in essere, magari tra le domande e le risposte non si è avuto modo magari di completare appieno certe problematiche, per cui, come dire, lasciamo campo libero ai vari interlocutori di puntualizzare o di chiedere chiarimenti su certe tematiche affrontate. Spadafino. Che dire, noi di Confcommercio, così come i miei colleghi evidenziavano, siamo molto arrabbiati. È chiaro che questa cosa si è vista l'altro giorno in Consiglio Comunale, ma questa arrabbiatura viene proprio dal fatto che, così come si diceva con alcuni colleghi, magari non abbiamo mai studiato tanto, neanche a scuola, da quando siamo in Confcommercio, su quelle che sono le tematiche, gli approfondimenti. Una cosa sulla quale stiamo dibattendo da tempo, il percorso legato ai distretti urbani. I distretti urbani sono una cosa molto importante per quella che è l'interlocuzione a assi commerciali, via commerciale e comune. Purtroppo abbiamo visto, dopo tante riunioni, come dice il mio collega Lelio, approfondimenti, logiche, proposte, il nulla. Il nulla provocato dalla continuo cambiamento degli interlocutori, perché purtroppo gli assessori ci sono cambiati, noi ne abbiamo contati 4 o addirittura 5 per quello che riguarda il nostro percorso associativo, e poi la mancanza di logiche, non c'è una visione completa di città, non c'è quella dei cordoli, lo voglio ribadire, per noi di Via Ligure, ma ritengo anche per Via Cesare Battisti, la stessa Via Principale, è una iattura, perché non va a guardare il problema a 360 gradi, lo guarda per quello che è l'aspetto legato all'accelerazione che devono avere. Però non si guarda tutto il resto, non si guarda il carico e scarico, non si guardano i passi carrabbi, non si guardano gli attraversamenti veloci, non si guardano le tante fesserie che viviamo noi del commercianti e che i cittadini tutti i giorni ci pongono, perché, così come più volte abbiamo detto, siamo diventati referenti degli stessi da quando mancano le circoscrizioni. La cosa che più mi preoccupa, e chiudo, è che noi di Via Liguria, Via Cesare Battisti, e speriamo presto il Borgo, ci difendiamo a denti stretti in quella che è una contrapposizione, riuscendoci con la grande distribuzione. Cioè, noi non ci preoccupiamo di quello che è un processo da grande distribuzione, ci dobbiamo preoccupare da quelle che sono problematiche che ci vengono da chi? Da chi invece ci deve tutelare. Questo non ci va giù, perché noi commercianti, il nostro ruolo lo facciamo tutti i giorni, lo dico con grande forza, siamo uniti, e questa unione l'abbiamo vista anche l'altro giorno, e questa storia dei cordoli e questa storia di questa ingiustizia posta come doppia fila sì e doppia fila no, inesatto, la cosa va guardata a 360 gradi. Noi non intendiamo mollare
la nostra forza è quella di portare avanti le nostre attività, nel mio caso specifico, ma in moltissime attività sono i ragazzi che stanno, se no perderemo loro, anche loro andranno via, quindi io per primo, insieme ai miei colleghi, ci difenderemo quello che è il nostro quartiere, quella che è la nostra città. Mosca. Sì, volevo ribadire quello che poteva essere il concetto dei nostri interlocutori. Spesso questi interlocutori che vengono a mancare o quantomeno vengono investiti di un confronto, ci si scopre, come è successo oggi, che mentre c'era una commissione che valutava, pensava e forse decideva un qualcosa, in assessorato c'era un altro incontro dove personalmente, con accompagnato da due rappresentanti, due delegazioni, praticamente discutevamo dello stesso argomento. Quindi qui si tratta anche di capire chi fa cosa e perché fa quel qualcosa. La mancanza di poter essere veramente incisivi nel capire un problema e poi poterlo affrontare oggi non ci permette di avere quella tranquillità che possiamo veramente poter dire stiamo decidendo un qualcosa ad un tavolo e non che stiamo perdendo il nostro tempo che, ripeto, è un volontariato puro, cioè il fare gli interessi che sono della categoria oggi serve a difendere quello che effettivamente oggi a denti stretti cerchiamo di fare nel commercio a Taranto, che è una cosa veramente imponente. Vitetti, quindi avete detto, Spadafino ha parlato del problema di questo turnover esasperato, pazzesco di assessori e i problemi di viabilità. Attenzione. Che non devono essere confusi con i cordoli. Attenzione. E poi le risposte. Allora, innanzitutto, ma parto dalla sua chiusura, purtroppo c'è una questione di ruoli, cioè il ruolo del Consiglio Comunale, come dicevo in premessa, in apertura... No, la mano destra non sa quello che fa la sinistra. No, però attenzione, è una questione di ruoli e di competenze. La Commissione sta facendo un'istruttoria del problema. L'assessore fa l'esecutivo, fa parte dell'esecutivo. E quindi voglio dire, sono ruoli diversi. La Commissione ha recepito... Guardi, e per fortuna, io devo fare i complimenti al Presidente della Commissione Attività Produttive, che ha recepito prontamente quelle che sono state le proposte sollevate dai commercianti, giustamente dico, nella riunione che abbiamo fatto l'altro giorno presso l'assessorato delle attività produttive. Voglio dire, se viene fatta la proposta di estendere, a portare a 24 ore l'apertura del mercato Fadini e consente di far entrare, se non so quanto, 30 posti, 25 posti, che ben venga. Ma le proposte, io, vedete, mi dispiace quando si dice che in 9 anni non sono state mai recepite le indicazioni. Ve ne dico un paio per tutte. Pubblica illuminazione in Viale Liguria, quella via che è una via commerciale, era buia. Non parliamo della pubblica. Voglio andare sul Giuseppe, contraddittorio, scusami, io vorrei provare a fare anche su questo tema dell'illuminazione un approfondimento, perché a detta dei cittadini, e io vi porterò i cittadini, che sono i cittadini che abitano in Via Liguria, quel miglioramento ha portato a una negatività. La luce in Via Liguria non è adeguata. Adesso avremo modo anche di approfondire, ma la voglio dire. Cioè, Consiglio Comunale ho messo i soldi. Però non era adeguata e sufficiente. Giuro, lo apprendo oggi. Non lo sapevo. Ma è bene. Lo voglio evidenziare perché più volte. Un'altra cosa, per esempio, abbiamo fatto una battaglia che io ho condotto anche impiegando risorse personali, che è stata la questione Cimino. Quella ha visto impegnato il Consiglio Comunale in maniera importante. Eppure l'indicazione ci arriva dall'associazione dei commercianti. Attenzione, che fanno benissimo, ruolo. Ma purtroppo facciamo bene a difendere quelle che è il lavoro di centinaia di persone. Ma voglio dire un'altra cosa. Ma sapete perché abbiamo recepito queste indicazioni? O perlomeno mi sento di poter parlare sicuramente non solo a livello personale, ma anche a nome di altri. Perché noi riteniamo fondamentali in una città i negozi di vicinato.
I negozi rappresentano la vita in una città, cioè il negozio rappresenta l'illuminazione, rappresenta il rapporto umano, rappresenta anche una questione di sicurezza, perché in quelle vie dove ci sono un certo numero di negozi, il cittadino si sente più tutelato, è più tutelato, e c'è più movimento, okay. Ma incide anche sulla qualità della vita, ma volete che queste cose non le sappiamo? Ma voi pensate che se potessimo fare eventi ogni minuto non si farebbero? Poi sono d'accordo sulla programmazione, io mi auguro che abbiamo chiuso con questa storia che diciamo che l'amministrazione si trova in difficoltà economica, ma mi auguro veramente che sia l'ultimo anno, perché le programmazioni, ma vi dico una cosa per tutte, la prossima amministrazione che si insedia, chiunque essa sia, che si insedierà a maggio, a giugno, in primavera, secondo me non deve pensare all'estate, fa male a pensare all'estate. Purtroppo l'estate va sacrificata, deve pensare a Natale, bisogna fare una programmazione seria, corretta, a Natale, bisogna pensare a Pasqua, prima di Pasqua bisogna pensare, e arrivo ai distretti. Io mi sono assunto la responsabilità, lo dico in diretta, non ho problemi, io mi sono assunto la responsabilità di iscrivere all'ordine del giorno il punto sui distretti urbani, nonostante non avessi ancora l'iter completo della proposta di deliberazione, perché capisco quanto sia fondamentale un provvedimento del genere, e sentito il dirigente ho concordato con lui i tempi, tant'è che avevamo la seconda convocazione, e siccome abbiamo spostato di una settimana la data dal 29 al 6 di dicembre, mi sono preso il lusso, tra virgolette, ma mi sono permesso di inserire quel punto, ma proprio per dare quelle risposte. Ora Posso darti un'altra notizia, no, che forse non sai? No, scusami Piero, giusto credimi, perché evidentemente c'è un blackout. Ma volentieri facciamo. Noi di Confcommercio temiamo, lo diciamo con forza, di non essere presenti in quel tavolo di distretto. È una cosa forte. Spiego le motivazioni. Può darsi che sia un errore, però noi siamo quelli che lavoriamo. Sembra. In un principio comune, lo dico perché... Non vogliamo evidenziare il nostro lavoro, ma perché le cose vanno fatte con metodo, fatte perché si debbano prendere 20, 30, 40 o dei fondi che poi devono fare nulla, non lo riteniamo utile. Allora va fatto un approfondimento pre, e poi sicuramente noi siamo, perché ci abbiamo lavorato fattivamente, attenzione, in quella idea di distretto, cioè il nostro lavoro insieme a quello di altri, ma soprattutto il nostro, in una visione globale per quello che può essere un principio comune, okay. Ma dobbiamo chiarire questo aspetto, perché sennò purtroppo noi dobbiamo dare la cattiva dispiaciuto se Ascom non partecipasse al tavolo, perché le proposte che arrivano sono proposte che sono meritevoli, okay, di attenzione. Ora, prima di ascoltare gli altri tre input, precisazioni e nuove argomentazioni, seppur nella ristrettezza dei tempi, degli altri tre rappresentanti di Confcommercio, devo fare il mio ruolo. Della SEM? Sì, lo vuol fare lei? No, se vuole ci mettiamo in due, anche perché ci sono delle belle ragazze, lei è felicemente sposato, io sono felicemente o infelicemente single, non lo so, quindi io posso anche guardare, al di là della battuta. SEM Delit, Scuola Estetica Moderna di Bari e Taranto. Sapete, SEM è una realtà storica, proprio nata con Polifemo, un binomio vincente che risale già dai tempi di Polifemo, del carissimo e mai dimenticato Lello. Beh, questa puntata, come nelle altre per i prossimi mesi, faremo vedere proprio delle dimostrazioni, dei trattamenti pratici, affinché ancor più cittadini possano avvicinarsi ai trattamenti, appunto, di SEM Delit. E allora ecco una pillola di 5 minuti, di quelle pillole che fanno davvero bene. SEM Delit. SEM Delit Taranto Bari, Scuola di Estetica Moderna. Oggi vi verranno presentati dei trattamenti specifici che riguardano il mondo del massaggio olistico. A presentarli sarà la nostra docente Lorenza Congedo.
Oggi vi presentiamo due tipologie di massaggio appartenenti alla disciplina olistica. Il massaggio olistico differenzia da quello tecnico tradizionale in quanto valuta l'uomo nella sua completa totalità, vale a dire corpo, mente e spirito. Il primo massaggio sarà il Lumi Lumi e a commentarlo sarà la nostra allieva Giada e subito dopo sentiremo un sottofondo musicale. Passiamo adesso alla seconda tipologia di massaggio olistico, vale a dire allo stone massage. Lo stone massage è un massaggio che deriva dai nativi americani e viene praticato con delle pietre. Nella questione sono pietre di basalto. Il basalto è una roccia nera di origine vulcanica. Come potete ben notare, sulla colonna vertebrale della nostra modella sono state depositate le sette pietre, esattamente sui sette punti chakra. Ogni punto chakra corrisponde a un punto energetico. Le pietre vengono riscaldate nell'apposito scaldapietra. Adesso la nostra allieva inizia. Questo massaggio è mirato nel trattamento di tutte le rigidità muscolari e soprattutto per alleviare i dolori muscolari. È un forte decontratturante, è un massaggio energetico e soprattutto è un forte antistress. I massaggi olistici trovano ampio spazio nei centri benessere e soprattutto nelle spa.
perché sono definiti dei massaggi fortemente rivitalizzanti e soprattutto riescono a donare un piacevole equilibrio da un punto di vista psicofisico. Bene, termina qui il nostro spazio, ringrazio ancora le nostre allieve Giada e Rita e soprattutto ringrazio ancora voi per la vostra cortese e gentile attenzione. Giusto per sdrammatizzare, perché poi tra tante tematiche bisogna anche ridere, parlavamo delle pillole di Sam, chiariamo, non c'è bisogno di pillole blu. Ci siamo capiti. Almeno per me. Non entriamo nel merito dei colori, ma io almeno per me. Il dottor Abate l'ho vista in via di Palma, ma adesso non so dove, via Regina Elena, angolo via Regina. In farmacia. No, l'ho vista particolarmente rilassata, forse sarà andata da Sam. Sì, in via Berardi a Taranto, ma quello è solo femminile, quindi io non... Ah, non fai massaggi là, pensavo avesse fatto un massaggio. No. Pensavo fosse un centro massaggio. Per aver visto delle belle ragazze, quindi chiaramente... Si è rilassata. Vabbè. Allora, gli input di Cafiro. No, gli input, volevo riprendere proprio il discorso che diceva il Presidente in merito... al sociale che alla fine le attività di via fanno, se così fosse per l'amministrazione diventa inspiegabile l'installazione di una misura restrittiva, perché di quello si tratta alla fine quando parliamo di cordolo, senza che prima venga predisposto un servizio adeguato su una via come via Principe Amedeo, che già di suo è una via che soffre terribilmente. Quindi se la nostra amministrazione fosse stata un attimino più illuminata, diciamo così, non avrebbe fatto in modo che lì si potessero spegnere altre insegne, così come continua ad avvenire quotidianamente. Quindi magari la prossima volta impariamo a dare prima il servizio e poi a fare la restrizione, giustificandola anche con un ripristino della legalità che poi non avviene di volta in volta, e va bene così. Ritornando al processo dei DUC, io voglio lanciare un messaggio all'amministrazione, a coloro che ci amministreranno da ora fino a maggio, giugno, non so quando, e anche agli altri componenti. Oltre maggio non si può andare. Oltre maggio non si può andare, e anche agli altri componenti dei DUC, perché c'è un'altra associazione di categoria, c'è la Camera di Commercio. Se DUC deve essere, iniziamo a condividere già da ora quelli che devono essere i percorsi, perché qui sembra poi che qualcuno voglia fare delle fughe in avanti, additando alla nostra associazione il ruolo della protesta e proponendosi loro come i costruttori invece di realtà alternative. Se su quel tavolo ci si vuole sedere, signor, si inizia a discutere già oggi di quelli che possono essere gli apporti finanziari per il Natale, piuttosto che sposare o meno un cofinanziamento. Cioè, noi siamo disponibili, però vogliamo vedere anche dall'altra parte un discorso trasparente e pulito. Le fughe in avanti non ci piacciono. Fanelli, questa cosa non so rispondere. Io vorrei riallacciarmi a qualcuno in Viale Virgilio. No, è a qualcuno che fa associazionismo di categoria, e anche in Viale Virgilio, perché no? Perché voglio dire, a quel tavolo siamo in quattro attori, quindi se quattro dobbiamo essere dovremmo iniziare a interloquire già da ora. Questa bellissima struttura vedo parecchi sportelli, ma questi sportelli sono più belli di altri. Andiamo avanti. Fanelli, perché ride? No, stavo facendo una battuta, è troppo alta come infatti, come sportello. Troppo alti come sportelli. Io qualcuno vorrei, dovrebbe mettere lo sgabello. Io vorrei riallacciarmi sulle parole ascoltate da Piero Bitetti come Presidente del Consiglio. Ho captato un qualcosa ritornando al problema della viabilità e quello che abbiamo subito, si parlava in linea sperimentale. Io mi voglio augurare di aver capito bene linea sperimentale, perché diversamente la situazione è diabolica, perché noi non siamo stati quelli del no, noi abbiamo dato delle soluzioni alternative a un problema, abbiamo fatto un papiro enorme di risoluzioni e di consigli su quelli che potevano essere diciamo la risoluzione del problema primario.
Diversamente la situazione è diabolica, perché se dopo 5 mesi di incontri, di colloqui, di confronti ci ritroviamo anche su Via Liguria allo stesso problema, allora forse qualcosa non quadra. Riguardo poi il discorso che ho ascoltato a più voci, sentire, vabbè, tanto a maggio si ritorna alle urne, tanto a maggio vedremo chi ci sarà. No, attenzione, a maggio probabilmente ci saranno tanti di assessori, consiglieri e candidati sindaci che abbiamo anche oggi. Quindi noi vorremmo avere delle risposte oggi, vorremmo capire, visto tutta questa disponibilità al confronto, vorremmo sapere oggi cosa si può fare, ma vorremmo avere anche delle risposte quanto prima. Non vogliamo aspettare che passi Natale e aspettare maggio per poi avere le risposte che chiediamo ora. Ok. E allora, Allegretti. Mi rilascio a quello che è stato detto, ho parlato prima di filo spinato, vorrei anche allinearmi su quello che è stato detto sui cordoli. I cordoli nel mio quartiere non ci sono, però... Chissà se non arriveranno. Spero proprio di no, dal mio punto di vista sono antiestetici, ma non funzionano perché determinano il... come dire, l'habitat della tanta gente cade, anche i giovani, non solo anziani. No, ma al di là questo è proprio, credo che ci manchi soltanto, invece di andare in una direzione, educare la gente, più attenzione civica nel rispetto delle regole che già esistono. E poi ci sono corpi dei vigili urbani, polizia e quant'altro che possano e debbano far rispettare le regole che già esistono. Non c'è bisogno di blindare una città per far rispettare le regole, non c'è bisogno di mettere della gente armata, siamo in un paese civile, le regole hanno determinato la democrazia da 2000 anni a questa parte. Io poi ritorno a dire, sono in un quartiere, però mi sento cittadino di Taranto, ma soprattutto italiano. Io non vado a ghettizzare Taranto o i vari quartieri o le varie... Bisogna, ma è pura utopia, suggerire a molta gente di guardare oltre. Okay. I propri... Nelle risposte che rapidamente dovrò dare, io mi voglio sollevare un altro... Ancora prima. No, mi perdo, pensavo che avessi... Allora, chiedo venia. Mi completi perché sennò è che risolviamo le problematiche oggi. Completi perché sennò mi fa... E lei è una persona capace e simpaticissima. Ringrazio. Perché sennò mi fa sentire in... Dottor Abate. Devo già finire. Sì, ma da un po' di anni a questa parte soltanto. Se lei li mettiamo filo spinato. Tutto intorno. Con delle luci magari. Già qualche parlamentare ha cercato di farlo, ma il filo spinato se l'è messo intorno lui stesso. Chissà che non lo ricandidino proprio. Vabbè, chissà chi è. E non, diceva, si sa. Non si sa. E dicevamo, Bitetti, un altro argomento, così rapidamente, il discorso dell'abusivismo. Questa è un'altra piaga. Terribile. Perché veramente uno si domanda, ma i commercianti che pagano le tasse sono i fessi della città? Perché poi alla fine questo uno dice, no? Se io mi devo trovare la merce contraffatta, se si va a fare l'analisi, il DNA nelle attività commerciali, nei servizi di ristorazione, è giustissimo farle, e poi io trovo quello con le cozze sulla bancarella, o per non parlare anche di quello che accade al mercatino della Salinella, dove si vende di tutto di più, qui diciamo, ma che cos'è, Forcella? Con tutto l'amore che ho per Napoli. No, per carità, il signor Allegretti toccava un aspetto che io ritengo fondamentale. Lui parlava di senso civico. Purtroppo se fosse diffuso il senso civico non avremmo tutti questi problemi. A partire dai cordoli, devo dire, è chiaro che se la corsia preferenziale non fosse invasa dalle auto, i pullman scorrerebbero tranquillamente. Ma ora, il problema... No, ma non è vero, non è utopia, anzi, io penso che Taranto abbia bisogno di un processo culturale, proprio, consentitemi di utilizzare un termine che è più religioso, Taranto avrebbe bisogno di una metanoia, proprio di un modo radicale di cambiamento proprio del pensiero. Metanoio, ricordi della mia cultura greca, ecco, magno greca. Andare oltre, noi o pensare metà oltre, non è che diventa un filosofo Bitetti, no, perché sa,
certi, le dico io che sono un amante del latino, certe espressioni in campagna elettorale servono. Sa quanti latinisti potrebbero votarle come sindaco? No, ma che a parte il sindaco, ora chissà come andrà. Ora, io penso che il problema vero sia questo. Ora, sono d'accordo con Lelio Fanelli quando dice noi non possiamo assolutamente aspettare a maggio, ma pretendiamo le risposte subito. No? Ma proprio su questo non ci piove. Ripeto, lo dicevo prima, la Commissione sta già lavorando, ma già cose si sono avviate nel concreto, ma probabilmente non bastano. Mi dispiace però quando Salvatore dice, ah no scusa, Giuseppe dice noi non partecipiamo al DUC, il DUC per i telespettatori sono i distretti urbani dove la parte pubblica e la parte privata si mettono insieme unendo le forze, quindi nel concetto di quello che è il confronto e non lo scontro. Ora non lo so il passaggio che faceva Salvatore riferito a un'associazione, non lo so. Gli ha detto non è competenza mia. Non mi posso permettere di intervenire. Non riferito a tutti gli attori del DUC, tutti, siamo in quattro come attori. Dentro c'è anche l'amministrazione. Camera di Commercio. No, però io dico, quello è uno strumento... E Confesercenti come altra associazione. Confesercenti le problematiche del commercio non le sente perché non le vedevamo in consiglio comunale. Un attimo su questo aspetto. Beati loro. Noi come delegazioni stiamo lavorando da 3 anni sui distretti urbani del commercio. Noi abbiamo costituito le associazioni di via con tanto di certificazione, con atto notarile, proprio in virtù di arrivare ai distretti urbani del commercio. Abbiamo fatto dei seminari da noi in Confcommercio per far capire ai paesi di tutta la provincia di Taranto di che cosa stavamo parlando. Cioè sono 3 anni che ci stiamo lavorando su questo. Non vogliamo arrivare all'aggressione, no, Piero, quando i commercianti quando senti parlare di progetti di biciclette che giustificano anche quella pista ciclabile che così com'è non ha una giustificazione, noi eravamo pronti a finanziare le biciclette. Quando presentiamo un progetto, nome e cognome, assessore Scasciamacchia, non è corretto dirlo, perché è un progetto. No, non sono i nomi nei tuoi confronti, ma lo devo dire perché ho presentato un progetto dove via Liguria, ma non devi rispondermi tu, ma lo devo dire in virtù di quello che ho dichiarato prima. Se io faccio un progetto dove i commercianti presentano completamente a loro spese un progetto di fiori su via Liguria che mantenevano loro e addirittura con le scuole, con le scolaresche, una cosa carinissima, dove le scuole diventavano controllori dei commercianti che non andavano a forma di educazione civica. Una forma di educazione civica verso il quartiere, cioè le classi andavano dal commerciante, guardi Spadafino, perché il suo fiore si sta appassendo visto che l'ha adottato? Chiediamo l'esenzione della tassa di occupazione, mi dicono no, ma continuate a farla, voi vi preoccupate. Davanti a un'esperienza precedente dove avevamo agito in buona fede, abbiamo detto no, vogliamo solo una zero, non li abbiamo più sentiti. Questo è fare distretti urbani. I distretti urbani è metterci del proprio, quindi una sorta di cofinanziamento dove i commercianti contribuiscono in idee e quelli che sono gli altri. Io lo dicevo in premessa, ecco, non posso dare la risposta per la giunta, ma perché non partecipo? Ora però ribadisco l'appello che è veramente accorato. Non fate che non vi sottraete al confronto. No, dobbiamo riprendere quel confronto. Ma vi dico perché lo scontro penalizza. E ma è la goccia che ha fatto traboccare sì, il vaso. Sì, però penalizza il commerciante. Piero, quando ci sono consentimi, da figlio di commerciante, quando ci sono ogni giorno Giuseppe meno 30, Giuseppe meno 50, Lelio meno 40, ti vengono i brividi alla schiena, cioè c'è la gente che sta lì non più con la prospettiva di mesi o di anni, Piero, è quella, è la prospettiva di non arrivare a Natale, è lì che il nostro deve essere duro il confronto, nel senso che non ci stiamo più a ragionare con chi non ha fatto un ragionamento di condivisione generale. Consentimi la provocazione forte, attenzione, ma al di là della conversazione siamo convinti di questa cosa, lo dico al Presidente nella sua funzione, attenzione, perché qui si deve sollecitare un problema serio, il confronto è anche necessario in queste trasmissioni, chiedo scusa, ma la veemenza, e tu hai visto con quanta serenità, noi siamo 5, volevamo farti, e non vogliamo, ma vogliamo far capire la disperazione di aziende che stanno vedendo domani di dover chiudere l'azienda, e nell'azienda
noi ne abbiamo chiuse negli ultimi 5 anni, il dato è sono 2700 e il moltiplicatore è 3 per Confcommercio, quindi significa che negli ultimi 5 anni hanno chiuso, cioè 12.000 persone a casa. 12.000 persone a casa, scusatemi, ma 12.000 persone a casa sono numeri da far paura. Sai qual è il problema? Che ne chiudono domani, poi ne chiudono dopodomani, nessuno se ne accorge, e lì il dramma della categoria. Ma adesso lo stiamo vivendo sulla pelle, perché quando ci vediamo quello chiudere a fianco, e non sono i nomi, gli ultimi arrivati, sono i commerci storici, cioè le attività commerciali storiche, è lì che noi ci andiamo a difendere anche dall'abuso del cordolo, consentimi, dall'abuso del cordolo, perché quello è un abuso, ma non perché il cordolo, cioè perché se ha risolto il problema della doppia fila, bene, benissimo, ma ne ha creati altri 200 di problemi. E da dove dobbiamo partire? Dobbiamo partire da una visione. Il POMS, che è stato fatto, 200.000 euro finanziate, sono soldi messi lì perché si abbia una visione generale. E abbiamo chiesto all'architetto, è lì presente, ma sono previsti i cordoli? No, quello è un fatto di emergenza. L'emergenza di te considerata in virtù della doppia fila. Ma la doppia fila si può combattere. Ok, Vitetti, andiamo in conclusione, perché è giusto così. No, ma era giusto che Spadafino ci mancherebbe. Cioè io purtroppo io li conosco. Ora credo che però le posizioni di ostilità non pagano. Ci facciamo male tutti. Cioè, qua non è la politica, non è qua ci facciamo male tutti. È una società che ci mette in mezzo. Ora bisogna riprendere il confronto. Senza ombra di dubbio, ma con dati alla mano, con proposte intelligenti, con cose fattibili. Attenzione, ecco, la politica c'entra quando prende in giro la gente. La politica deve avere la capacità di dire le cose che si possono fare e le cose che non si possono fare. Ora, se il problema di Viale Liguria, che mi rendo conto è una via commerciale, c'è, bisogna provare a pensare a delle, diciamo, soluzioni tipo percorsi alternativi del mezzo pubblico, quindi per evitare, ecco, magari far aumentare i parcheggi in zona, o magari, cioè, anche qua ci sono delle possibilità, facciamole, però ripeto, sediamoci al io l'altro giorno ho evitato personalmente, non volevo votare una mozione. Credetemi, non me ne vuole nessuno, mi sembrava una presa in giro. Qua bisogna andare, come diceva lui, non è che possiamo aspettare maggio. Io faccio una mozione che fino a quando diventa effettiva passano 2 mesi. Qua ha ragione lui, bisogna fare le cose subito. Okay. Ecco perché i tavoli vanno fatti subito e concretamente. Ma tornando a quello che diceva Alberto, lui dice: ma noi abbiamo incontrato l'assessore da una parte e voi vi siete incontrati dall'altra. E funziona così, ma poi dobbiamo però arrivare, ma bisogna coordinarsi. Dobbiamo arrivare al dunque. Sulla questione della rotazione degli assessori io non posso rispondere. Dico, è responsabilità del sindaco, chiaramente. Dico però che probabilmente il lavoro che si comincia. Certo, azzerare una giunta per poi alla fine toglierne una sola valeva la pena toglierla direttamente. Va completato. Abate, mi permetti un ulteriore auspicio che voglio fare, perché come diceva il Presidente, noi di proposte ne stiamo facendo, proposte fattibili, alcune anche a costo zero. Ora, consentimi, non vorrei che l'intento di più di qualcuno fosse rallentare l'iter ora di queste proposte per farle proprio in campagna elettorale. Attenzione a questa cosa, noi vigileremo su questa cosa. Prendete le nude così nessuno se ne può impossessare. Perfetto, perché le nostre proposte saranno rese note e nessuno ne faccia proprio in campagna elettorale. Su questa cosa vigileremo. Fate un documento sottoscritto, inviatelo alla stampa in modo tale che il documento è ufficiale, si conoscerà che quelle sono le proposte di Confcommercio. E che non vengono rubate. Nessuno se ne potrà poi appropriare. Ecco, l'importante è che quello che io dico, per esempio, a volte vengono fatte proposte intelligenti tipo modificare un parcheggio da cassonetto a pettine e di dove si può fare e si aumentano i parcheggi, ma perché non farlo? Ma queste cose si sono fatte, io ricordo, tipo intorno al palazzo della prefettura e della provincia, le abbiamo fatte. Ecco, a noi, ma probabilmente servono questi suggerimenti, perché il commerciante che vive
diciamo il marciapiede che vive sulla strada, magari ha una visione. Quello è il distretto urbano bene, del commercio. Esatto. Bene, devo essere un po' drastico perché purtroppo abbiamo sforato. E allora ringraziamo intanto il presidente del Consiglio Comunale, grazie, Piero Bitetti, ringraziamo il Giuseppe Spadafino, presidente della delegazione Italia Montegranaro di Confcommercio Taranto, il vicepresidente di Confcommercio con delega al commercio Alberto Mosca, Salvatore Caffiero, presidente della delegazione Borgo di Confcommercio Taranto, grazie, altro suo collega di delegazione, quella di Trecarrare Battisti, il presidente Lelio Fanelli e Dulcis in fundo, presidente della delegazione Tamburi, Vito Allegretti. Beh, un confronto molto civile, molto democratico, abbiamo lanciato degli input. Penso che il dialogo, che finora, lo dobbiamo dire, è apertis verbis, è mancato, sia l'unica soluzione, perché vedere come abbiamo avuto modo di assistere all'esasperazione dei commercianti, beh, certamente non è un qualcosa che fa bene. Non fa bene ai commercianti, non fa bene alla classe politica, non fa bene certamente alla cittadinanza. Allora questa trasmissione, come d'altronde ce ne saranno anche altre, quindi Bitetti, questo può essere un punto di partenza per favorire, per fare il punto della situazione e programmare con altri, affrontare i problemi. Questo. Ma volendo possiamo già calendarizzare e soprattutto seguire l'iter e soprattutto, ripeto. Ma magari non sempre con me, No, no, no. Anche perché non mi fai vedere mio figlio. No, Bitetti, il problema è questo, che lei viene, altri consiglieri invitati, altri assessori invitati, non, per esempio mi piacerebbe avere l'assessore Guttagliere alle attività produttive, sempre che il sindaco non cambia assessore, perché poi dobbiamo aspettarci di tutto. Speriamo. Bene, è tutto, l'appuntamento con Polifemo, venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 78 del digitale terrestre Delta TV, e non dimenticatelo mai, non è venerdì se non c'è Polifemo. Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.